Il vertice ne hanno parlato solo i giornali del vertice, noi non l'abbiamo mai annunciato, non so se era un auspicio, un desiderio, no? Lo so, ma non era previsto nessun vertice, tant'è che la RAI non si vota adesso. Quindi c'è tempo, ci vedremo al Consiglio dei Ministri domani, ma non è previsto un vertice in queste ore. Quindi fino adesso non è previsto nessun incontro finalizzato a questo. Le priorità, non abbiamo detto, sono la riforma della giustizia, la situazione delle carceri in Italia, e la nostra iniziativa è stata in carcere, punta ad accendere i riflettori su questa questione, sia dal lato detenuti, sia dal lato polizia penitenziaria. Abbiamo fatto una serie di proposte, stiamo visitando diverse carceri, visiteremo anche comunità di recupero tossicodipendenti dove ci sono detenuti che stanno scontando la pena alternativa. E poi naturalmente c'è tutta la questione economica che va dal taglio del cuneo fiscale alla politica per la crescita, al sostegno alle piccole e medie imprese, la parte pensionistica per gli anziani, la decontribuzione per le madri che hanno più di due figli. Quindi questi sono i temi: giustizia, carceri e economia, sulle quali noi insisteremo. Non è un caso che proprio all'economia dedicheremo un grande evento a Milano, prima della finanziaria, per ascoltare, ma anche per dire quello, cioè ascoltare il mondo dell'economia, ma anche per illustrare quelle che sono le nostre idee, insomma, confrontarci con il mondo dell'economia. Giustizia significa anche carceri, giustizia stiamo lavorando al progetto di riforma in Parlamento, e l'economia sarà la manovra, quindi siamo già. Abbiamo accolto con soddisfazione l'annuncio e la conferma, come la sappiamo, che non c'è nessuna ipotesi di fare un altro blitz sugli extra profitti. Io credo sempre che debba esserci una condivisione tra le forze di maggioranza quando si prendono posizioni di questo genere, quindi infatti non era previsto. Siamo invece preoccupati per la situazione economica, non posso che ribadire quello che abbiamo sempre detto e che oggi tutti quanti scoprono sia essere la soluzione: il taglio dei tassi di interesse. Che adesso anche negli Stati Uniti si rendono conto, è vero che c'era un'inflazione di altro tipo negli Stati Uniti, ma io mi auguro che anche la Banca Centrale Europea segua questo percorso per evitare ulteriori problemi all'economia italiana ed europea. Quindi si proceda con una forte riduzione del tasso. Avevamo chiesto di farne una dopo l'altra, almeno arrivare a fare 0,50 invece per passare a 0,25. Credo che adesso la prossima volta si debba fare almeno 0,50 se vogliamo dare un segnale per favorire la crescita.